Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica, ci rivediamo anche oggi, ci rivediamo anche oggi perché, beh, oggi però è delicata, delicata perché recensirò con un setup, diciamo, chiamiamolo così, a tema, cioè portoghese, l'ultima creazione di Tatara. Stiamo parlando ovviamente, io il nome non me lo ricordo, ma ve lo dico chiaramente, del Muramasa. Muramasa che è un rasoio regolabile e che necessita di molti ragionamenti. Allora, iniziamo prima della rasatura chiamiamolo unboxing, no? Allora, il rasoio intanto arriva in tempo zero, cioè nel mio caso io ho dovuto fare un preordine perché era finito, era esaurito la scorta del rasoio, però da quando ho aperto il pagamento è arrivato in pochissimi giorni, quindi devo dire che questo gli va onore loro. Tatara, quindi la marca è ovviamente questa. Muramasa, non c'è scritto in una scatola, ma c'è il nostro samurai. Ecco, vediamo se si vede bene. Il nostro samurai che è il simbolo della Tatara. Apriamo la scatola, ecco qua, e vediamo che a parte le istruzioni, che non sono di secondaria importanza, lo vedremo presto, troviamo un rasoio e una chiavetta. Allora, andiamo con la chiavetta. La chiavetta è una chiavetta che serve per aprire il rasoio e pulirlo molto bene. Quindi questa è una cosa particolare che non, insomma, non ho mai visto, insomma, nei rasoi di sicurezza. Contenitore in sughero come il Masamune, come quell'altro che ho. E qua c'è il nostro rasoio. Eccolo qua, il rasoio è a manico corto, cosa che mi piace. Regolabile con un meccanismo del tutto innovativo. I numeri sono molto piccoli. Guardate come vedete questo 1, molto piccolo, eh? Cioè, chi ha una vista debole da vicino fa fatica. Questo è un rasoio che va recensito con un'onestà intellettuale, credo, estrema e mettendo in evidenza i pro e i contro, perché qui stiamo parlando di una cosa un po' delicata perché in questo caso, a differenza di altri casi in cui si può parlare di prezzo alto, prezzo basso, come abbiamo fatto la settimana, ma stiamo parlando di costi, diciamo, accessibili, qui stiamo parlando di un rasoio da 330 euro. Ecco. Quindi, prima di avventurarsi, uno deve capire se cioè, il prezzo non è secondario qui. Allora, iniziamo a vedere quelle che sono le istruzioni, perché poi qua c'è scritto tutto. La novità fondamentale è che questo, almeno per quello che è la mia esperienza di questi 2 giorni, che l'ho potuto vedere e provare una volta, è che questo regolabile non copia, poi qualcuno se non è così mi corregga, altri meccanismi di rasoi regolabili. Ma invece di basarsi sul gap e basta, anzi il gap in realtà è molto poco variabile se vogliamo, si basa sulla estensione del pettine, quindi sull'esposizione della lametta, che effettivamente poi è quello che tanti non capiscono alle volte, che l'aggressività, no, come noi chiamiamo così, di un rasoio non è data tanto dal gap, ma dall'esposizione della lama. Cioè l'R41 è un rasoio che non ha tutto questo gap, credo, questo non vado a memoria, ma ha una lama che è spostissima, quindi necessita da parte del rasatore di un angolo di rasatura molto ampio, quindi è l'esposizione della lama che fa più che il gap. Che gap ha uno chiavette? Nessuno, no? Voglio dire, però ha la lama esposta. Cioè. Allora, qui abbiamo le istruzioni, come potete vedere fanno vedere appunto Tatara, grande progettazione, grande impegno,
il 3 è il medio, no? Le regolazioni sono 5, 5 regolazioni. E vediamo come funziona. Funziona che il rasoio si regola girando la testa e andando a settare il numerino. E vi faccio vedere come. Il rasoio intanto è un tre pezzi. È un tre pezzi. Quindi già qua è particolare, no? Tre pezzi. Particolare verso regolabile, voglio dire. Come si regola? Afferrando la testa si va a vedere il numerino. In questo caso vedete che è un 1. Io cosa faccio? Io giro e arrivo a 2. Da dove sono? 3 già. Sì, perché è molto sottile. A 2, ecco. Spero che si veda, perché. Poi vado a girare ancora e arrivo a 3. Poi giro ancora. Scusate. Dove giro? E arrivo a 4. Giro ancora e arrivo a 5. Pochissimo, eh? Pochissimo, pochissimo gioco. Eccolo qua, questo è 5, massimo dell'esposizione. Come vedete, io spero che si capisca, quello che si estende il pettine, lo vedete? Io lo sto adesso. Ora, gli amici della Tatara ci fanno anche vedere tutti i setting. Guardate. Questa è l'esposizione, sia negativa che positiva, a setting 1 e a setting 5. Qui è roba da ingegneri, io non me ne intendo assolutamente. Mentre capisco molto di più la table of adjustment, no? Quanto, quindi setting 1, il gap è 0,6 e l'esposizione è negativa meno 0,17. Setting 2. Gap 0,7 meno 0,7. Setting 3, che è quello diciamo neutro. Gap 75, 0,75. Lama esposure, blade exposure 0, quindi non è esposta. Poi andiamo al 4, invece noi abbiamo un gap 0,8, esposizione 0,07 e il setting 5, gap 0,9, esposizione 0,17. Ora vedete che tra un gap 0,6 e un gap 0,9 non è che ci sia tutta questa differenza. La differenza la fa un po' la posizione della lama, ma anche qua, come vedete, sono dettagli. Poi qua, io per completezza faccio vedere tutto. Ecco il ruolo della chiave, no? Quindi fa vedere come si monta tutto quanto, ma come si pulisce. Quindi con la chiave si va ad aprire, non lo faccio perché non lo so, non lo voglio dire, e si va a smontare anche le alette. Diciamo del pettine, quindi si va a pulire tutto. E poi vabbè, ringraziamento e tutto quanto. Ora, rasatura, proviamolo. Anzi, prima diciamo, ma non diciamo la fine, radiamoci. Vabbè, 2 giorni, mi bagno il viso. Ho messo a bagno il mio ormai logoro, no? Mitico. Portoghese, siamo in Portogallo, abbiamo detto, Sei Gus 820, uno dei maiali che hanno fatto la storia della pennelleria iberica, perché quella, sempre la penisola iberica. Bagniamo il viso. Qua. Allora, armiamo il rasoio. Allora, io per provare, come voi sapete, i rasoi. Adesso non trovo più la lama, l'ho trovata. Generalmente usavo le CAI, adesso mi sono orientato sulle Astra Blu, che sono un po', secondo me, veramente una lama quasi definitiva, una lama che non è una bella stainless, una bella. Allora, iniziamo a settare, perché poi con le varie bagnate non è facile, non è facile. Perché poi va anche a magari a mollare questo, quindi bisogna stare attenti.
Quindi io adesso setto 1, 2, 3, 4, 5, quindi massimo settaggio. Quindi massimo settaggio vuol dire che, vedete che poi, ecco, se uno non fa attenzione, si smonta con la testa. Massimo settaggio vuol dire che le alette sono tutte ritirate il più possibile. Più stretto. A questo punto svitiamo e andiamo a montare come un normalissimo rasoio la nostra lama, la nostra astra blu. Rasoio in acciaio 316L high grade. L'astra blu, è stata posizionata nel suo alloggio e andiamo, guardate che c'è scritto Muramasa, vedete? Andiamo a chiudere il rasoio. E adesso è chiuso. Regolazione massima 5. Benissimo, altra sciacquatina. Va a San Dir che siamo in Portogallo e quindi non possiamo esimerci dall'usare il musgo reale, la crema. Allora mettiamone un pochettino in viso direttamente, proprio un poco. Prodotti di altissima qualità, è musgo reale. E poi lo mettiamo nel pennello un pochettino. Facciamo metabolizzare il pennello che si sta bagnando tutta la notte, che ha un po' ceduto in questi anni e si apre molto, però voglio dire, per radersi va benissimo, non è che sacco un attimo la mano, bagno un po' d'acqua. Guardate come si apre. Pennello del prezzo mi ricordo bassissimo, ma un gran maiale sbiancato. Questa crema monta che basta guardarla. Profumazione e spiced citrus, limone speziato, ma sicuramente agrumato. Direi che letto del rasoio che era andato, del pennello che era andato, va bene così, d'altronde questo pennello ha quasi 5 anni, quindi ottimo. Sciacquo le mani perché qui il grip non è che sia, lo dico subito, dei più. Ecco qua, regolazione 5, il massimo. Mi taglierò, magari, però lo trovo delicato. Apriamo i canali di scolo.
Per la zona baffi, per provare un po' di decorazioni in più, andiamo sul 3 e vediamo di riuscire a metterla sul 3. 4, 3. Si vede? Sì. Lo faccio per più che altro per testare più regolazioni. Allora, 2 giorni li apparate via, togliamo via il sapone residuo e boh. Bene, per ora a livello di trasatura tutto perfetto. Andiamo con la seconda insaponata con il nostro Semog 820. Non ho neanche bisogno di aggiungere acqua. Questa crema è molto facile da montare e altrettanto protettiva. Ecco qua. Allora, per questa seconda passata io proverei la regolazione più bassa per vedere come funziona. Quindi, sempre tenendolo nella testa, sempre guardando 4, 3, 2, mi scuso ma devo, non si vede benissimo, 1, 1. Si sente poco, ma si sente che taglia però, eh. Puliamolo. Vedete che il rumore lo fa, no? E però taglia, eh. E non si sente. Regolata 1, poi proprio 0. Sembra quasi un rasoio senza lama. Se non fosse per il rumore. Ultima sciacquata e dettagli. Peli nell'uovo. Peli nell'uovo.
E qui c'è un BBS. Se qualcuno può interessare il BBS. Capiamo e poi facciamo un caratteramento. Acqua fredda. Tamponiamo. Allora, cipolliamo e utilizziamo i prodotti della Musgo Real. Quindi, prima un po' di balsamo, io non amo i balsami, il balsamo aftershave, proprio ne metto, guardate, si viene ancora giù perché saranno un anno, un anno e mezzo che non lo uso, sì, ma dai che viene giù. Se gli viene giù, eccolo qua. Ne metto proprio, guardate, un'anima, perché sono fragranze eccezionali. Un'anima ci va. Essendo un balsamo va fatto assorbire. Ecco qua. Sciacquo le mani, pulisco e chiudo la crema e iniziamo dal fondo. Iniziamo dal fondo mentre il balsamo fa il suo lavoro. Il fondo è il pennello che si dimostra, nonostante gli anni, ancora funzionante. Un maiale, forse tra i migliori maiali in circolazione, per delicatezza, paradossalmente, per efficacia e per prezzo. Semoga 820. Poi abbiamo la crema Musgo Real, è una crema cara, sicuramente, è un prodotto di. La crema Parabarbear, eccolo qua, di eccellenza, ma effettivamente ha una protezione, una resa che ne giustificano il costo. Non ricordo più quanto la pagai, perché anche questa deve avere minimo 2 anni, quindi, perché poi con tutti i prodotti che uno ha, come al solito, non li riesce ad utilizzare. Passiamo subito al balsamo, che si è già asciugato. E mi permette poi di mettere la colonia. Un balsamo delicato, un balsamo molto 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 aromatico. Questo è il classico, no? Il classico balsamo del Musgo Real. Invece come colonia, perché non ho tutto, di nuovo riprendo il tema della crema. Quindi di nuovo lo Spiced Citrus. O citrus, non è che sono molto anglofono. Il profumiere mi ha regalato il spray. È una colonia. Si viene pervasi da questa fragranza agrumata molto piacevole. Anche qua siamo su prezzi e livelli di alto livello, di altissimo livello. Ma passiamo a quello che tutti quanti noi stiamo aspettando. Leggo solo il nome perché non me lo ricordo mai. Oh, che devo dire? Se ora me lo ricordo, mi entra in testa. Muramasa Tatara, in questo caso abbinato all'Astra Blu. Allora, sicuramente, adesso lo risarmiamo,
vedete che, guardate, faccio fatica perché la mano non è perfettamente asciutta. Non ha un grip eccezionale. Guardate, la mano non è perfettamente asciutta e non riesco a svitarlo. Allora, cosa devo fare? Niente di particolare. Prendo l'asciugamano e do una svitata e si svita. Però vedete già che già questo è un piccolo, piccolo problemino. Ecco, magari sono io che ho delle mani di pasta frolla, ma lo sciacquo. Lo asciugo e lo rimonto. Allora, parliamoci chiaro. La sensibilità tattile e la qualità del materiale è la stessa del Tatara Masamune Onoidaki. L'azienda è rimasta fedele a se stessa. Ha creato un regolabile probabilmente unico, probabilmente, io non ne conosco altri così, ma mi serve, vale la pena, quando ho un Rex Ambassador che è forse in questo momento la Cadillac di regolabili ha quasi 100 euro in meno. Certo, è un prodotto europeo, certo, c'è un'idea, c'è una novità, probabilmente, penso proprio di sì. C'è una ricerca, c'è una ingegneria pognotumistica di alto livello. Vale la pena spendere questi soldi per avere questo rasoio? C'è un'efficacia, non si discute. Allora, la mia risposta che in questo momento bisogna dare è: avete la possibilità di farlo? Siete dei collezionisti? Perché no? Fatelo, io l'ho fatto. Vi costa fatica? Cioè, è uno sforzo importante? Non siete dei collezionisti? Beh, il mercato vi offre delle alternative altrettanto valide a prezzi assolutamente minori. Questo lo dovete decidere voi. Il rasoio funziona? Sì, funziona molto bene. È perfetto? Secondo me no. Ha dei difettucci, che non sono difettoni, sono difettucci. Come ad esempio appunto questo grip che secondo me non è il massimo e questo meccanismo di regolazione che secondo me potrebbe essere un po' migliorato, ad esempio anche solo mettendo i numeri, guardate come sono piccoli, cioè veramente se io fossi presbite non riuscirei senza occhiali a radermi. Ha dei pregi, certamente sì, la cura della confezione. La cura che non è scontata, è la cura delle istruzioni, la precisione con cui viene indicata l'esposizione negativa, positiva. Qui un ingegnere si fa veramente una cultura. Ci ho detto, la chiave per poterlo lavare in tutto e per tutto, con il particolare del samurai. Che dire? Questi sono i fatti. Il prezzo lo sapete, sapete anche che esiste il Rex Ambassador che mi pare che sia sui 50, quindi siamo sui 80 euro meno. Sapete che esiste ad esempio il Progress 500 che non costa molti ancora di meno. Sapete che esiste il Parker Variant, me sto inventando, sono andando a memoria. Sapete che esistono i Gillette Adjustable degli anni d'oro, e lì dovete vedere voi. E funziona? Sì, funziona molto bene. E il suo prezzo, secondo me, è caro. Ma è tutto relativo. Perché io, che sono un collezionista, dico: è caro, però attenzione, c'è un progetto nuovo, c'è un'idea, è un prodotto europeo. Non pagate la dogana, alla fine io ho comprato roba molto più cara. Se questo rasoio, io oggi mi sento di dargli un 7,5. A 250 euro gli avrei dato un 8,5-9. Ecco, con un manico, con una lavorazione dell'acciaio diversa, magari più brillante, più accesa, gli avrei dato forse appunto un 9,5. Con un grip maggiore gli avrei forse dato anche un 10. E qui siamo nell'ambito delle scelte.
Oggettivamente è un pezzo molto molto innovativo e molto molto efficace. È un pezzo che però ha un certo prezzo, ecco, chiamiamola così. Valutate voi, tutto qua. La prova l'avete vista, funziona, funziona molto bene, è delicato. Non aspettatevi falci, non aspettatevi. Ha mantenuto lo spirito con cui è nato il primo Tatara. Dopodiché sta a voi valutare se è opportuno e se è conveniente premiare questa ditta, che comunque è l'unica europea che esisterà una mossa su certi rasoi, perché parliamoci chiaro, dalle altre stiamo ancora aspettando da mo', come si dice a Roma, o se buttarvi su pezzi altrettanto performanti ma meno cari, tutto qua. Le recensioni sono per dire le cose positive e per dire le cose negative. Quindi ve l'ho presentato, questo è quanto, altro non ho da dirvi. A voi la scelta. Complimenti comunque alla casa per aver fatto un prodotto veramente innovativo e veramente efficace. Il prezzo è quello che è, lo avete visto tutti, e questo è quanto. Buona domenica a tutti e soprattutto buona barba a tutti.